Ho raggiunto la banda Balzotti nel centro sociale Intifada, uno degli storici e più importanti centri sociali di Roma, per una serata molto importante che si svolgerà questa sera a sostegno delle forze che in Ucraina si battono contro quello che, come lo vogliono chiamare i media, però sempre fascismo è, giusto Sig? Sì, infatti, fascismo e anche oligarchia capitalismo, perché poi comunque sono parenti tra di loro. Sì, questa è una serata che, diciamo, sta qua, comunque, diciamo, col cuore sta in tutto il mondo, perché da tutto il mondo questo argomento è stato molto sentito, c'è molta gente, siamo in tanti. Ecco Picchio, possiamo parlare del fatto che, per quanto possano disegnare Putin come un dittatore che vuole riportare la guerra all'interno dell'Europa, nessuno dice che però il governo democraticamente eletto è stato ribaltato da forze segrete e occulte. Nel 73 dicevano che Pinochet era una brava persona, il Vaticano ha pure appoggiato, poi ci hanno fatto con Villeda, poi continua talmente lunga la storia che l'intervista non finirebbe più. Hanno fatto un colpo di Stato, quello che sono l'hanno dimostrato a Odessa, hanno ammassato, hanno massacrato la gente, continuano a farlo anche adesso che c'è sta l'armistizio, diciamo così, temporaneo. Quindi io invito tutti i governi europei, perché quelli degli Stati Uniti ormai sono quelli che so, purtroppo, sono quelli che so. Non penso che gli statunitensi siano contenti di tutto questo, ma il governo sì, è contento, perché è il suo programma, è il suo progetto. Per i governi europei io dico che lo sapevamo già che erano semi nazisti, che comunque non gli interessa niente della pelle della gente delle proprie patrie. Noi come cittadini europei e come cittadini del mondo sosteniamo il Donbass, cosiddetta Nuova Russia da qualche tempo a oggi, perché i nazisti non li vogliamo più vedere in giro. Spieghiamo un po' anche in cosa consisterà questa iniziativa, questa carovana che parte dall'Italia, dove tanti movimenti cercano di andare lì più che altro a vedere e anche a dare una mano, perché l'abbiamo detto, le notizie arrivano poco e male. Questo è un concerto appunto di sostegno e poi partirà l'iniziativa. Cosa andremo a fare e perché è giusto farlo? Diciamo, parto da prima, quello che noi vorremmo fare è quello che volevamo fare, è rompere un po' il muro del silenzio. In questo caso pensiamo minimamente di esserci riusciti. Quello che faremo là, arriva a Mosca, suonare e poi ci dirigeremo verso un Donbass. Grandi piani non ci stanno perché la situazione là è in evoluzione, c'è la guerra. Vorremmo portare la solidarietà di una parte civile, i lavoratori, i comunisti, gli italiani, gli antifascisti in Donbass. Questo è il piano, molto non possiamo sapere. Sicuramente la risposta della gente, come al solito quando suonate voi, sarà importante. Come al solito passeranno anche dei messaggi questa sera dal palco. I messaggi sono infiniti, noi insomma ne abbiamo sempre dati, sempre ne daremo, no? Stasera la gente sarà anche più cosciente di quello che sta succedendo nel Donbass, perché si sta consumando una disinformazione enorme su quello che succede, perché poi la battaglia cercano di convogliarla tutta verso i pro Putin o i contro Putin, invece lì è tutta un'altra cosa, cioè stanno scendendo a difendere il governo illegittimo dell'Ucraina numerosi nazisti da tutta l'Europa, e quindi la nostra lotta, la nostra, diciamo, battaglia per la quale ci sarà anche un concerto stasera eccetera eccetera, è innanzitutto contro il nazismo che si sta concentrando in quella zona. E poi le questioni di Putin o non Putin, è ovvio che lui magari c'ha bisogno di uno sbocco, come si dicono, uno sbocco sul mare, queste cose così, ma sicuramente indebolire Putin in questo momento non conviene all'Europa. A noi personalmente, a me, Putin o non Putin, no, non è quella la questione, perché quello che si dice è che noi andiamo a difendere questo tipo di diciamo, andiamo a confermare questo tipo di disinformazione, invece non è così. A proposito di Putin, vorrei ricordare una cosa, no? Perché noi siamo gli antifascisti del Donbass, però diciamo la Lega Carovana invece dall'altra parte è pronta a invadere la Siria, per cui a sovesciare bombe sui siriani, sui civili, ammazzare donne e bambini, è stata fermata quando la Russia di Putin ha puntato i piedi. Diciamo, a Obama gli hanno dato il premio Nobel perché va in giro a ammazzare tutto il mondo. Putin in questo caso, si può dire, ha salvato decine di migliaia di persone. No, poi... La loro lotta è per le risorse, la nostra è per la vita, per la gente. Anche perché fino a un anno fa i siriani erano i nemici di tutti, adesso invece servono per quell'altro problema in Iraq, di nuovo. Proprio l'11 settembre decidono che le bombe possono ripartire. Gli americani non hanno problema ad allearsi o combattere una persona, l'hanno sempre fatto. Loro vanno al sodo, petrolio, gas, risorse.
E poi non so, in questo momento in cui la zona del Medio Oriente sta diventando veramente incandescente, quanto convenga a tutto il mondo, diciamo, averci un problema del genere e non risolverlo, non avere la volontà di risolverlo. Ragazzi, io vi ringrazio e vi auguro che la serata sia, come al solito, esplosiva. 30 milioni di morti in Unione Sovietica, questo non succederà più, e tutti quegli altri in Europa. Se non ci stavano i sovietici, i nazisti avrebbero camminato su tutte le città, su tutte le capitali europee, come in parte hanno fatto, compresa Roma, compresa Parigi, e hanno tentato con Londra e con tante altre. La Spagna già ce l'avevano conquistata, quindi questo non succederà, non passeranno.